direttamente da San Nicola da Crista con Cosimo Papandrea, ha cantato con Mimmo Cavallaro questa sera. Le faccio subito una domanda veloce: cos'è per lei il genere folk? Cos'è per me? Il genere folk. Il genere pop? Folk. Folk. Vabbè, noi non è che proprio facciamo folk, noi diciamo che facciamo un tipo di musica abbastanza rinnovato, sicuramente basandoci sui testi e sulle melodie molto antiche della nostra terra, della Calabria, però abbiamo rinnovato tantissimo la nostra musica e la nostra ritmica. Per esempio, se tu prendi il brano di Spagna, all'origine era stato inciso da Otello Profazio e chiamato Stornelli d'Amuri, e se tu senti Stornello d'Amuri e Spagna noti la differenza. Lui, Otello Profazio, è molto bravo, un grande cantastorie, però fatta con il timbro folcloristico, e noi abbiamo dato un colore diverso alla nostra ritmica. Quindi diciamo avete dato un po' di colore a un ritmo nuovo, ecco. Esatto, sì, abbiamo rinnovato un po', dato una rinfrescata un po' ai nostri brani, ai testi antichi che prima erano cantati in un certo modo, e ora l'abbiamo un po' rinnovato. Mi sussurrano qui se crede anche di fare musica etnica. Ma guarda, diciamo che quello che facciamo si avvicina tantissimo alla musica etnica, perché noi proveniamo da culture musicali abbastanza diverse, tutti i musicisti. Carmelo Scarpò è un rockettaro, come Gabriele Albanese suonava jazz, come Andrea Simonetta. Mischiando un po' il tutto, possiamo anche chiamarla musica etnica, capito? Dopo un concerto, dopo che ha finito di suonare, ha un rancore oppure, non lo so, le rimane un ricordo particolare? Sempre, ogni concerto c'è un'emozione diversa. Vedere tutta questa gente che balla, che si diverte, i giovani, i bambini, cioè una grande emozione, proprio una cosa incredibile. L'ultima domanda, nell'ultimo ventennio, adesso con la tecnologia internet si scarica la musica direttamente da YouTube, cos'è cambiato per lei nel genere italiano? Non è cambiato niente, solo che prima non c'era la possibilità di far vedere, diciamo, al mondo quello che succede magari in un paesino internato dalla Calabria. Oggi invece c'è la possibilità, diciamo che è una cosa positiva sicuramente. Se avesse un microfono dal quale potesse dare un messaggio a tutto il mondo, quale sarebbe il suo messaggio riguardo alla musica? Il mio messaggio riguardo alla musica è, io penso che la musica è una cosa molto importante. Noi abbiamo cercato di portare la nostra musica, i testi e tutto quello, e far avvicinare i giovani calabresi alla loro origine, alla nostra origine. È una musica che gli appartiene anche a loro. E io direi ai giovani calabresi veramente di non disprezzare la loro tarantella, la loro musica, ma invece di elogiarla, perché è una cosa molto importante. Un bambino di 5 anni, una bambina di 5-6 anni che balla e che conosce tutti i brani a memoria, significa che questa musica andrà avanti per 20 anni, porterà avanti questa cosa, la bambina crescendo porterà avanti questa musica. È una cosa molto importante, la nostra tradizione, la nostra cultura musicale è una cosa molto importante, che i giovani si avvicinano e che portano avanti questa. Ha fatto mai concerti al di fuori della regione? Quindi al nord, sì, all'estero? Siamo stati a nord Italia, siamo stati all'estero in tantissimi posti, ed devo dire che con grande sorpresa sono rimasto molto molto colpito dalla gente che apprezza tantissimo la nostra musica. Quando crea una canzone, un brano, a cosa pensa solitamente? Da dove trae ispirazione? Guarda, è una cosa che viene al momento. Per esempio, io ho scritto Mulinarella, l'ho scritta che ero sulla spiaggia, che ero seduto così, guardavo il mare, mi sono venute in mente queste parole, mi sono venute in mente queste cose, ho buttato giù due righe e ho scritto Mulinarella. Occhi di mare, la stessa cosa, sempre sul mare. Comunque devo dire che la spiaggia mi ispira molto. Vabbè, io la ringrazio da Simbario Television, il nuovo canale delle serre, e tutto da GGJ. Grazie a voi. Perfetto.